Componiamo. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Mela. Allora, eccoci di nuovo all'inizio della settimana, lunedì. Allora, cosa ho intenzione di preparare oggi? Prima di tutto mi presento perché sicuramente ci sono persone nuove. Io mi chiamo Lia Paparatto ed è una vita che ho questo lavoro con la Magic Cooker che mi piace da matti proprio. Allora, cosa si prepara oggi? Vi dico le ricette una a una, poi man mano spero che riesco a farle tutte. Allora, vedeste, mio marito ieri ha portato dei peperoni grandi, piccoli, di tutte le forme. Questi piccolini li farò fritti con le patate tagliate a tocchette e una melanzana. Poi abbiamo questi grossi, li andrò ad arrostire in una vecchia pentola antiaderente alta. Poi abbiamo questi più piccoli, li arrostirò in una padella, però questi li arrostirò insieme alle melanzane, insieme a patate e pomodori, così farò un misto di tutto. Poi, sempre con peperoni, voglio cucinare questo tipo di pasta con peperoni rossi, verdi, una zucchina e pancetta, però la lascerò in bianco con una manciata di parmigiano poi, dopo cotta. E questa la cucinerò nella terracotta, nella quadrottida. E in più voglio fare un dolce nel kit forno, perché ora da tempo che non ne faccio e ci sono persone nuove che nemmeno conoscono ancora il kit forno. Nel gruppo sono entrate abbastanza persone nuove, diciamo. Allora, incominciamo così, mi porto avanti con il lavoro. Incominciamo con l'arrostire in questa, perché oggi devo lavorare con quattro fornelli. In questo tegame tutto macchiato, vecchio, arrostirò i peperoni. Oggi piove, di diluvio proprio. Quindi per i peperoni bisogna usare le padelle vecchie, quindi è arrivato il momento di non buttare le padelle vecchie. Ora li metterò, il primo è caduto, tutti in fila, qua ne va abbastanza. Prima metti i peperoni. I più grossi li metto laterale, che dal momento che il coperchio è un po' va giù, un po' una campana, se io li metto centrale va a toccare col coperchio. Li metto laterale perché, come vedete, finisce con un po' di campana, quindi i più grossi laterali. Questi si arrostiscono come sulla brace, bisogna girarle come si fa per la brace. Vedete quando, per esempio, una signora che non ha i coperchi, come deve arrostire i peperoni? O nella padella bucherellata che poi vanno a scolare sulla cucina e rovina la cucina, anche se mette carta stagnola, insomma, si fa un po' il casino. Oppure deve fare la carbonella.
Qua non abbiamo bisogno né della padella bucherellata, né spocchiamo la cucina, né della carbonella. Come vedete, una semplice padella, arrostiamo. Questo piccolino lo faccio fritto. Metto anche da un lato i pomodori. Metto le melanzane. E metto anche queste tre patate, le metto intere. Ok. Metto questo cestino, mettiamolo di qua, dai. Copro con il coperchio 35. Vedete che chiude bene? E vado ad accendere il gas. Ok, vediamo se questo... Oh, questa pentola ve la farò vedere. E ora per questi grossi ho bisogno di una pentola alta. Quindi vedete, alta. Sempre vecchiotta. Io questa l'uso sempre per i peperoni grossi. Vorrei mettere tutti e quattro, però no, qua me ne sta tre. Mettiamo quelli più grossi. E andiamo ad accendere questa del kit forno. Appoggio io questo. Appoggiamolo qua. Vediamo chi ci è collegato. Ciao Antonia. Ciao Angela. Da una vita che non ci vediamo. Questa la vado a chiudere col coperchio. Anche il coperchio della... Vedete, me la chiude anche il coperchio della quadrotta. Perché il coperchio quadrato chiude fino a 20. E questa è 20. Come pure la posso chiudere... col coperchio 25, ok. Quello della quadrotta mi serve per la quadrotta. Andiamo ad accendere. A posto. E i peperoni li ho messi su. Ora... devo decidere se impastare prima il dolce e fare il cupone. Meglio che impasti il dolce, dai. Okay. Oggi faccio una ciambella con 6 uova, la faccio al cacao. Quindi cominciamo a mettere 6, cioè... 6, ogni 4 uova metto 2 bicchieri di farina, quindi 3 bicchieri di farina. Io sono abituata a non usare il bilancio, faccio la cucina pratica, tanto anche il bicchiere può pesare. Questo è 100 grammi di farina, un bicchiere pieno è 100 grammi. Quindi 3 bicchieri sono 300 grammi di farina. 2. E 3. Ora andiamo a mettere... lo zucchero. Lo zucchero ne devo mettere un bicchiere e mezzo.
tieni pieni. Ciao Maria. Uno. Ora, se io dovessi usare il robot, cosa che ce l'ho in cucina, però ogni volta mi rincresce usarlo, perché io faccio prima farla così e non piantare il robot, mettere il tutto, e poi ci metto almeno un quarto d'ora per pulirlo, asciugarlo, le lame, invece no. Solo così e mi sbrigo prima. Allora, il primo passaggio da fare è mischiare zucchero e farina dall'alto in basso, così la farina si polverizza proprio e accumula aria, questo composto, e il dolce viene più soffice, e quando vado a gelare con tutti gli altri elementi si può dire è già impastato. Non sopporto vedere come sporco pulisco. Preparando ancora, vado bene così. E ora mettiamo il cacao. Il cacao, per far sì che non fa i grumi, lo metto in un bicchiere. Ora lo faccio vedere e metto un cucchiaino di zucchero. E vado a mescolare, così si frantumano anche i grumi del cacao e viene tutto polverizzato. Ora mischio farina, cacao e zucchero. Sempre dall'alto in basso. Allora, per due bicchieri di farina e quattro uova si mette mezzo bicchiere d'olio di semi. Dal momento che le uova sono 6 e i bicchieri di farina sono 3, ne vado a mettere un bicchiere quasi pieno. E silenzio. Io veramente sto usando l'olio d'oliva, perché quando non mi trovo l'olio di semi, basta che è buono l'olio d'oliva, si può usare anche questo. Per 4 uova metto mezzo bicchiere di acqua, quindi la faccio all'acqua. Volendo si può fare con un tipo di liquore, si può fare all'arancia, ma qua ho messo il cacao, quindi l'arancia no. Quindi per 2 bicchieri mezzo bicchiere d'acqua. Per 3 bicchieri di farina ne metto un po' più pieno. Ok. Mettiamo questo qua, prendiamo le uova, ora vado a grattugiare un po' di buccia di limone,
Ok. A mettere le uova, quindi mettiamo 6 uova. Cinque e sei. Un pizzico di sale. Io qua devo girare i peperoni ora. Vedrete come giro, la telecamera non prende tutto, ma poi la sposto e vedrete. Ok. Giriamo quest'altri. Ora qua metto pure la vanillina, nonostante ho messo il limone, io la vanillina la metto comunque. E ora con la frusta andiamo a mischiare il tutto. La frusta, cosa è successo qua, perché non prende? Un attimo, vedere cosa è successo qua. Vediamo se sta prendendo la, che non si sia bloccato la linea. Sì, a posto. Ciao Rosa. Quindi quando si impasta a mano bisogna prendere una ciotola larga, perché più larga è più leggero è a girare. È una frusta grande, diciamo, è di acciaio, non quella di plastica, sennò fa male il polso. Quindi così è più leggero girare. Quindi abbiamo messo tutto: farina, zucchero, cacao, uova, olio, acqua, limone, vanillina e un pizzico di sale. C'è bisogno nemmeno che una gira forte, adagio tanto, è uguale, così una nemmeno stanca e nemmeno fa male il braccio, perché il lavoro principale l'ho fatto quando ho mischiato farina e zucchero e cacao. Thank you.
Poi io sono anche mancina, riesco a lavorare con tutte e due le mani. Quindi stanco con una, vado con l'altra. L'impasto è quasi pronto. Quindi due minuti. Ora meno male che metto il lievito. È pronto. Ora il lievito. Il solito sistema del bicchiere per frantumare i grumi. Un pizzico di zucchero, così il lievito si polverizza. Mettiamo l'ultimo passaggio, il lievito. Ora non mi rimane che imburrare la teglia, perché mi sono dimenticata di prepararmela prima. Girare i peperoni di nuovo. Vedete come si fanno, come si colorano sotto. Giro anche le patate. Tra un po' vado a togliere i pomodori. Devo prendere la teglia, dove l'ho messa qua. Vado a prendere il burro. Eccomi di ritorno. Ora la devo imburrare bene bene. Ciao Filomena! Mercoledì farò un altro dolce, sempre col kit forno. Ciao Mirella!
Ora devo mettere un po' di farina. E per non sporcare qua vado in cucina in modo che poi no, riesco a farlo anche qua senza che sporchi. Devo far sì che la farina prenda fino a sopra. Posto. Ciao Franca. Ciao Gabriella. Devo di nuovo girare i peperoni. Questa volta devo togliere i pomodori. Prima voglio farvi vedere con la telecamera come li ho aggiustati. Dai, che ora vi porto a spasso, vi faccio girare la testa. Vedete quindi pomodori, melanzane, patate e peperoni. Ora che mi trovo vi faccio vedere questi altri. L'impasto e mettiamo la telecamera a posto. Gabriella, sto facendo, come hai visto, peperoni arrostiti, un dolce, poi faccio la pasta, farò anche in dialetto diciamo pipi fritti, quindi togliamo i pomodori. Devo togliere delicatamente questi. Pomodoro arrostiti. Le melanzane sono anche buone, le devo togliere. Sono pronte e finiamo di girare i peperoni. Ora vanno più larghi, si girano meglio. Devo fare attenzione che lo scotto. Giriamo quest'altri.
Ora non posso rispondere. E ora andiamo a mettere la ciambella. Una bella ciambella al cioccolato, col cacao. Ecco, so da lavare a fine per l'impasto della ciambella, solo questa ciotola. Solo questa da lavare per tutto l'impasto che ho fatto. Queste mettiamole da parte. Facciamo sì che si assesta. E ora prendiamo il kit forno. Allora, questi peperoni sono pronti. Non li tolgo subito dalla pentola, li lascio in 10 minuti, così si continuano a cucinare. Allora, questo è il pentolone, il nostro kit forno. Arriva con l'omino, la ciambelliera e una teglia tonda. Quindi l'omino serve per rialzare in modo che la teglia non tocca col fondo. Poi andiamo a coprire col coperchio 35 ed ecco che abbiamo trasformato questo pentolone in un forno ventilato e che cucina a bassa temperatura. Quindi togliamo i peperoni e andiamo ad accendere qua. Ora 25 minuti sempre acceso e poi 5-10 minuti spento e sarà pronto il ciambellone. E io solo per i dolci guardo l'orario. Vediamo che ora sono. È una parola. Quando me lo porto l'orario, vado a guardare quest'altro telefono. Almeno ci sono telefoni che bastano. L'orario lo guardo da questo. Sono le 17:08. Facciamo 10. E 30, 10, 20, 30, vabbè, controllo l'orario da qua, mettiamolo, lo metto qua. Se è finito il gas, controlliamo questi peperoni di nuovo. E cambio la bombola del gas. Ce l'ho qua.
andiamo ad accendere. Ok. Qua questi peperoni ora sono da togliere. Vediamo se li devo ancora girare. Mi giro un altro da questo acciolato. Preparo questi altri piccolini che li voglio friggere, come diciamo in Calabria, pipi fritti e patate. Allora, andiamo così. Vedete, questi sono pronti, ora li tolgo e li metto da qualche parte. Qua. E ora andiamo a togliere questi altri. Le melanzane e i pomodori arrostiti. Ora togliamo quest'altro. Vedete come sono ben arrostiti? Ora come si raffreddano questi, si spellano, che è una bellezza. E qua abbiamo le patate. Voglio farvi vedere internamente che sono cotte. Servo una forchetta. Vedete come sono cotte? Abbiamo fatto anche le patate arrostite. Vedete la padella come è conciata. Poi la lavo alla meglio e anche che rimane bruciature e non fa niente. Questa la uso sempre per i peperoni. Ma almeno non rovino pentole, non rovino le belle pentole della Magic Cooker.
faccio a me. Ora prepariamo, dove le metto? Le bucce le metto in piatto. Togliamo il gambo e le faccio a metà. Non sono piccanti, sono dolci questi. E a me piace metterne anche rossi, non solo verdi. Ok, fatta la peperonata, diciamo pipi e patati con il Magic Cooker. Viene una frittura leggera, è digeribilissima e non fa male. E una se la può mangiare spesso, perché il tutto è cotto a bassa temperatura, non supera i 100 gradi. E tutto ciò che cuciniamo a bassa temperatura non si sprigionano sostanze tossiche. Quindi il cibo è più sano, i piatti vengono più sani. Diciamo viene la cucina salutare. Perché in effetti il Magic Cooker è salute e non c'è prezzo che valga. Per la salute non c'è prezzo, però i prezzi che sono ora della Magic Cooker sono proprio molto, ma molto ridimensionati, in modo che il Magic Cooker entri in tutte le case degli italiani e non italiani, perché questa azienda vendiamo anche all'estero. Infatti io ho un sacco di clienti, Belgio, Germania e anche altre nazioni, e la merce arriva loro fino a casa. Ok, questi piccolissimi li lascio interi. Rosa, mi domandi quanti bicchieri di farina ho messo? 3 bicchieri. Se vuoi farle da 4 uova, metti 2 bicchieri. E da 6 uova ho messo 3 bicchieri di farina e 1,5 di zucchero. Un bicchiere non pieno però d'olio, diciamo mezzo più un altro goccino. E l'acqua un bicchiere non pieno, metà di mezzo, insomma uno più metà di mezzo. Io, come vedete, io non uso bilancia, a me mi piace lavorare così, cucinare così, la cucina pratica. La bilancia la può fare il bicchiere. Ora metto anche una melanzana. Ora devo sbucciare le patate, però voglio mettere anche un altro peperone, voglio vedere più verde, se no è tutto rosso là. Pensiamo per le patate. Mi serve una ciotola per le patate.
di mano, tanto. Tutto veloce veloce, mi piace incominciare da zero con la ricetta, non mi piace prepararmi le cose prime e poi mostrarvi solo la cottura, tanto mentre lavoro con le mani io parlo, le mani lavorano e la bocca parla. Come vedete abbiamo bellissime promozioni ancora e ancora poco visto poco fa sul portale ancora abbiamo anche la pentola ovale perché doveva finire ieri sera ma poco fa ho aperto il portale e ancora c'era. Ora queste li taglio a tocchetti. Piccoli così. Ciao Lucia. Quindi metto solo melanzana, peperoni e patate. Non metto altro in queste pipe fritte e patate. Vado a lavare le patate. Questa volta mi devo spostare. E ora mettiamo le patate. Le sto friggendo nella padella vulcanica, sempre della Magic Cooker. E questa, volendo, chi fa la raccolta punti la può scegliere anche come completamente il regalo. Ora andiamo a mettere l'olio. L'olio ce ne vuole, ma non in versione, come quando fate la peperonata normale in padella. Ok. Prendiamo. Il sale per ora no, il sale si mette alla fine. E ora andiamo ad accendere. Copriamo col coperchio medio, il coperchio 31. Fiamma alta. Niente, non si è accesa. Pensiamo per la pasta. Devo mettere a posto questi.
lo spazio. Allora, qua ho zucchina, peperoni rossi, peperoni gialli, verdi. Ho della pancetta. E infine mi serve del formaggio. Quindi ora dobbiamo tagliare questi peperoni sottili sottili, li tagliamo nella quadrotta. Cominciamo da questo. Qua devo togliere i semi ora. Taglio striscioline. Come promozioni abbiamo ancora il coperchio 35 che a prezzo pieno costa 119,90. Ce l'abbiamo in promozione solo 79,90 e volendoci anche il quadrato a questo prezzo, sempre 35. E non solo ce l'abbiamo a 79,90, scontatissimo, però si può scegliere anche il coperchio 27 che a prezzo pieno costa 89,90 a solo 9,90 €. Però per averlo il 27 a 9,90 € bisogna comprare il 35 a 79,90. Quindi 79,90 più 9,90. Però essendo che veniva il 35 119,90 e 89,90, veniva il 27, sono 119,90 più 90, insomma più di 200 euro costavano, quindi i prezzi si sono proprio ridotti al massimo e infatti il Magic Cookery ormai sta entrando in tutte le case, in tutte le famiglie, anche nelle case delle signore anziane, perché col Magic Cookery anche per una signora anziana è facilissimo cucinare, perfino fare la pasta che non deve colarla, insomma, meno pericoloso e meno... ogni minuto non si deve alzare per dover controllare il cibo, tanto i coperchi sono autonomi, si può dire fanno tutto da soli. E chi sa cucinare più senza coperchi? Io non ci riuscirei. Ormai mi sono abituata, metto tutto in pentola e addio, e faccio altro. Infatti mentre cucino o sono al telefono o faccio altri lavori o sono, insomma, non devo stare là proprio sempre intenta a cucinare. Poi il bello è che mi metto a cucinare l'ultimo quarto d'ora, mentre una volta mi dovevo mettere a cucinare dalle 10 di mattina. Andiamo insieme. Lo voglio fare ricca ricca questa pasta dei peperoni. Qua sto friggendo. Passato per il dolce, ancora non sono passati 25 minuti.
Come vedete ancora non sto girando i peperoni. Controlliamo ora per la torta quanto tempo è passato. Era il 10, sono passati 20 minuti. La posso lasciare anche 30. Ora qua mettiamo la zucchina tagliata a dadini piccolini. Poi riguardo il Magic Cookie, sono anche altre promozioni. Poco fa vi ho detto il 35 e il 27 che chiudete tutte le pentole da 16 a 34. Ma c'è anche la promozione del coperchio medio, che è questo che vedete qua. A prezzo pieno costa 109,90, lo avrete solo a 69,90. E potete avere, ce l'ho qua sotto, il 25 a solo 9,90, quindi tutte e due 69,90 più 9,90. Mettiamo la pancetta. Ora soffriggiamo il tutto. Qua non molto olio. C'è la pancetta che è abbastanza oleosa. E andiamo ad accendere, copriamo. Per la quadrotta uso lo spargifiamma. La fiamma non tanto alta. E vado a soffriggere. La quadrotta si può avere, la può avere la cliente che mi aiuta a fare fatturato. Che so io, con un fatturato di almeno 69,90 la cliente che invoglia un'amica a comprare, la cliente può avere questa, perché mi ha aiutato, mi ha presentato un'altra cliente che compra, diciamo. È bella alzata il dolce. Ora vado a girare tutto. Questo sposto di nuovo. Abbasso il gas perché qua ora è frittura, o chiudo o abbasso. Mi conviene abbassare, scoprire e andare a girare. Questa volta, anche che uso un cucchiaio, cioè quando le patate sono tagliate a lungo li faccio a catapultare così, ma questa volta li posso girare perché li ho tagliate a tocchetto e non c'è il rischio che si rompano, diciamo.
Ciao Tina. Ciao Patrizia. Com'è là il tempo? Nella Ionica piove? Salve Pomarina. Okay. Allora, vedete questo pentolino? È della linea della batteria perfetta. È diametro 16, lo copre il coperchio piccolino. Allora, questo lo possono avere come regalo a contributo, intendo a contributo, quindi c'è un qualcosina da pagare. Tutti quelli che fanno un ordine di almeno 69,90. Allora, si possono avere tutti e due i pezzi a solo 29,90. Quindi come regalo a contributo. Ora vi mostro altre promozioni. Meglio che giro con la telecamera in mano. Qua abbiamo la batteria completa, formata da tre coperchi, il 31, il 27 e il 21. Poi ci sono tre padelle, un tegame e due casseruole, sempre della linea perfetta, che vanno, si può cucinare anche sul piano induzione. Tutti e nove pezzi sono solo 299,50. Però magari c'è chi ha già i coperchi e vuole, che so io, solo le pentole, solo i tegami. Ebbene, solo i sei tegami costano 239,50. Poi abbiamo le padelle. Una volendo può comprare solo le padelle, come li vedete qua, la 28, la 20 e la 24, solo 119,90. Naturalmente anche queste vanno su piano induzione. Abbiamo la lasagnera quadrata col coperchio quadrato 35, a prezzo pieno è 499,90, in offerta ce l'abbiamo 199,90, e chi ha già il coperchio 35 quadrato può avere solo la lasagnera a 100, se ricordo bene, 129,90. Però i prezzi cambiano sempre, sono troppi, a volte faccio confusione, ma il Deplian poi darà la verità. Non è facile ricordare tutto al momento che sto parlando, sono tantissime le promozioni. Qua abbiamo il coperchio quadrato 30 a solo 69,90 e abbiamo quest'altro quadrato a solo 9,90, chi compra quello a 69,90. Qua abbiamo la vaporiera, che attualmente non è in promozione, però chi è interessato lo mettiamo nella lista dei desideri. Qua abbiamo un tegame 32 della linea aria, perché l'azienda sta facendo una nuova batteria, non più vulcanica, ma lavorata a freddo, molto più malleabile e della stessa qualità della vulcanica per quanto riguarda l'antiaderenza. Attualmente non è in promozione. Vedete i ricettari? Ora ve li mostro tutti a uno a uno. Questa è la cucina regionale. Qua ci sono lasagne con funghi e piselli, cannelloni alla napoletana, sono tutte scritte in modo semplice. Qua abbiamo la pentola ovale, che fino a poco fa c'era ancora sul portale. Questa è 79,90 compreso il coperchio. Come vedete, questa pentola è bellissima. È anche abbastanza alta, vedete? È lunga 40 cm. La quadrotta col coperchio quadrato
che la può avere chi mi aiuta a trovare clienti, a solo 12,90 euro, però ha un valore, si può dire più di 100 euro questa, perché 39,90 costa la quadrotta e il coperchio quadrato è 69,90 a prezzo pieno, quindi. Qua abbiamo la cupola con la bistecchiera, per ora non è in promozione. Si può mettere nella lista dei desideri, quando lo sarà, sarete avvertiti. Qua abbiamo le due lasagniere messe assieme. Con la raccolta punti si possono avere o una o l'altra con 10 punti. Vedete, là abbiamo il foglio della raccolta punti. Ti puoi conquistare gratis i tuoi regali, scegli quello che vuoi, ti arriva gratis a casa, insomma, chi vuole saperne di più di questa raccolta punti, basta che mi chiami, uno squilla al telefono, oppure mi lasci un messaggio col telefono, io lo chiamerò e spiegherò tutto. Qua abbiamo gli sgrassatori che io faccio con la crema Magic Foam, che la uso sia solida e sia liquida facendo i vari tipi di sgrassatori. Vediamo qua com'è il dolce. Guardate che bello gonfiato. Vediamo la peperonata. Qua i pomodori arrostiti, le melanzane arrostite e quei peperoni grossi. Mentre qua abbiamo quelle piccolini e le patate ben cotte, vedete? Vedete come si aprono? E si sono arrostite insieme ai peperoni, lo stesso tempo di cottura. Allora, qualche tipo di lucino, di non bruciarmi. Un attimo che devo cambiare la bomboletta. Devo vedere l'ora per la ciambella. Quindi il dolce già lo chiudo e lo lascio almeno 5 minuti così si continua a colorare di sopra. Questi devono venire belli fritti, belli rosolati. Qua ho la pasta, ne faccio poco, solo per una persona. Ciao Maria Rosa. Tante persone non vi conosco, ma io saluto tutti. Rosita. Buon pomeriggio, Rosita. Ok.
Ci sono tante promozioni che per ora non abbiamo. Ad esempio, c'è il coperchio 41 che non è in promozione attualmente, con la pentola 40. Però chi è interessato, facciamo funzionare la lista dei desideri. Questa è la modifica che si può avere per trasformare un coperchio in classic in dynamic. Dynamic è quello, dynamic è quello che sta con la calotta abbassata, mentre questo sempre alzata è il classic. Si può avere come regalo a contributo solo 4,90 euro. Ora vi voglio mostrare i vari ricettari. Devo pulire qua prima. Perché l'azienda ha fatto, si può dire, un'enciclopedia riguardo. Una volta quando vendevano i coperchi anni fa c'era solo un ricettario sottile, sottile, con poche ricette. Ora guardate, come ne guardate quanti ricettari c'è ora. Secondo di carne rossa, ci sono 60 ricette e sono scritte in modo semplice, proprio semplicissimo da usare i coperchi, tutti i passaggi. Poi uno dei contorni. E questi ricettari hanno un prezzo, queste costano 49,90, 29,90, però c'è la possibilità che vi arrivino completamente gratis. Pasta, riso e cereali. Tante ricette con la quadrotta. Ricettario delle frittate, secondi di carne, vari tipi di carne, il pesce, cucina regionale, ricettario dei dolci, mini ricettario con 30 ricette. Anche questo ha un costo 9,90 euro nonostante il piccolo. Il ricettario del kit forno, le marmellate, ricette per chi è intollerante al glutine, c'è un ricettario intero qua. I secondi di pesce. E ancora non li ho tutti, me ne manca. I primi. Cinquanta contorni di vario tipo, primo volume e secondo volume. Come vedete, i ricettari sono tantissimi proprio e sono scritti di una facilità, è proprio una facilità enorme cucinare con Mangiacoukery. Quindi ora metto un bicchiere d'acqua. Però prima voglio mettere la pasta. La metto ad agio per non fare lo sbalzo, perché questa ora è calda. Voglio creare lo sbalzo di temperatura. Non rischiare di spaccarla, diciamo.
metto un altro goccino, che la pasta era più di 100 grammi. E vado a mettere il sale. Il sale quanto basta? Come comincia a uscire il vapore, abbasserò la fiamma. Ok. Ciao Maria. Maria Zinà. Qua se ero sulla cucina a gas normale, a quest'ora questa frittura era pronta, ma qua la fiamma non è alta, quindi ci vuole più tempo. Ma ora si sta cominciando a rosolare. Ok. Questo mettiamolo qua. Vediamo se è colorato. Sì, il dolce è proprio ben colorato. Come vedete, è bello e pronto. Vedete com'è bello alto? E quindi andiamo a risparmiare anche energia elettrica. E lo voglio far vedere da vicino con la telecamera. Vedete com'è bello? Tanto che è gonfiato e spaccato anche dal lato superiore. Vediamo i peperoni. Ora li devo girare più delicatamente perché le patate sono cotte e il tutto si deve rosolare, deve prendere colore proprio. Vedete quest'altra? Bella colorata. Abbasso il gas perché quando comincia a uscire il vapore bisogna abbassare. Ok. Andiamo a deporre la telecamera. Ora devo togliere il dolce. Ancora scotto. Allora, prima faccio questo giochetto qua col coltello.
faccio così, si è staccato, speriamo che non si è bruciato di sotto perché l'ho lasciato un po' di più. Mi serve un tovagliolo ora. Ok, ora lo devo catapultare su questo vassoio, sperando che non lo scaravento per terra. Ok, a posto. Come potete vedere è venuto perfetto. Ora vado a mettere un po' di zucchero a velo. Io quando chiudo quando giro la frittura devo per forza chiudere, se no mi viene la tosse. Chiudo e poi giro, se no è un guaio. Io sono allergico alla frittura, soffro d'asma, quindi se io non avessi i coperchi non potevo stare in cucina proprio. Questi coperchi per me sono stata la salvezza. E il mio dolce è pronto. Quello che mi rimane poi lo congelo a fettine e ho la colazione pronta le mattine. Ok. Devo girare la frittura ora. Mettiamo lo zucchero che è rimasto. Quindi ciambella pronta. Dove lo metto? Mettiamolo qua. Spero che non mi cade. La pasta è quasi cotta. Questo lo devo sciacquare che mi serve. Thank you.
Allora io quando saranno pronti questi peperoni, quando li taglierò, li andrò a mettere qua dentro, così l'olio superfluo va giù e non rimangono troppo impregnate d'olio, quindi li facciamo più dietetici, non con tutto quell'olio che poi, che l'olio poi va a scolare naturalmente. Oggi mi sono dilungata un po'. Adesso si è cotta la pasta. Ok. La pasta è cotta. Un altro minutino, così nella terracotta si continua a cucinare. Allora, sta peperonata sta facendo perdere tempo, sempre per via della fiamma, vedete che non... ma sta finendo il gas pure, mi sa che è meglio cambiare la bomboletta, così mi sbrigo prima. In effetti, mettiamo la bomboletta nuova. Ecco, ora si ragiona. Vediamo se ci sono messaggi. Vedi Maria come è venuta bella la ciambella? Perfetta e senza usare nessun nessun elettrodomestico in casa. Solo una ciotola, la frusta. E senza faticare più di tanto, perché come vedi l'ho impastata subito. Però bisogna seguire il mio metodo. Io poi questi video, la diretta, la carico anche su YouTube. E anche là la troverete presto. Ciao Teresa, ciao Immacolata. Sto vedendo se ci sono messaggi. Ok, non c'è nessun messaggio a corrispondere. Se avete qualche domanda da fare, scrivetela, che io vi rispondo. Qualunque domanda. Ora non mi devo spostare, i vostri commenti mi vengono vicini qua. Ora voglio tagliare la ciambella per farvela vedere internamente quanto è venuta soffice. Ciao Maria. Vedete com'è soffice? Mi taglio un'altra fetta.
pesca, quanto è buona. Peccato che non la potete assaggiare. No, non posso rispondere ora. Poi la chiamo la signora. Ciao Tina. Abbasso il gas e vado a girare. Ora stanno rosolando perché il gas ora non è basso come prima. Vedete le patate come si stanno già friggendo. Quindi la frittura mai a fiamma bassa, fiamma alta. E quando si scopre per gelare, o chiudere il gas, cioè la fiamma, o abbassare al minimo. Però bisogna ricordarsi di rialzare la fiamma, se no invece di friggersi si bollisce e le cose bollite proprio a me non piacciono. Ora impiattiamo la pasta, vediamo. Io la padrotta non la tolgo dal fornello per metterla qua, perché poi c'è lo sbalzo di temperatura. Là è caldo, ma qua è freddo. E anche su una cosa di acciaio è fredda, quindi non deve avere sbalzo di temperatura. Ciao Ninetta! Non è attaccata la pasta, vedete? Nonostante terracotta non sia attaccata. Ok. Ora metto un po' di formaggio. Basso gas. Aspetto un attimo che i fumi vanno giù. Ok. Solo tra un minuto, ora metterò il sale. Vedete il piatto bello colorato? Qua si possono chiamare fusilli mille colori. Mentre se eravamo a primavera e poi avremmo fatto le pennette, erano pennette primavera. Ok, pronta. Stasera è pronta. Naturalmente metterò anche l'altra, non si mangia solo questa. Questa è pochina. Mettiamola qua. Ah, vedete che non ho, dimentico io stessa di aumentare il gas, la fiamma. Guardando i vostri
se ci sono commenti nuovi. Riabbassiamo il gas. Ora posso mettere il sale. Non si mette prima, se no viene troppo morbida le patate. Lasciamoli un altro minutino a fiamma alta. Ok. Ora possiamo toglierli. Aspettiamo un po'. Nel frattempo prendo anche una ciotola per metterli. Andiamo a toglierli. Quindi all'inizio io li metto in questo con la pasta e li lascio scolare un po'. Vediamo come ci stanno tutti. Questo olio rimasto in padella, volendo, lo posso filtrare e riutilizzare dal momento che la frittura è a bassa temperatura, non ha toccato la soglia fumo l'olio e non si trasforma, non libera sostanze tossiche. Ok. Ora le lascio scolare un pochino. Però non stanno scolando tanto, quindi non hanno assorbito tanto olio, ma io quel poco lo tolgo sempre. E vabbè, andiamo a metterli qua. Questa è bella anche con un bel panino fresco fresco. È imbottito con questa peperonata, come quando alle sagre una compra il panino bello imbottito con peperonata.
ed è pronta anche quella che chiamiamo pipi e patate fritti. Mettiamo qua il primo piatto. Poi devo pulire e pelare questi peperoni, anche quest'altro. Poi farò le foto una volta pronte. La ciambella. Come vedete, tutto pronto. Vedete l'olio? Sono riuscita ad eliminarlo. Allora, per stasera abbiamo finito. Ora ci vediamo mercoledì pomeriggio. Ok, grazie di aver partecipato e buona serata a tutti. Ciao ciao!